Salve a tutti, oggi voglio parlarvi di Una notte da leoni, film del 2009, diretto da Todd Phillips, scritto da John Lucas e Scott Moore. Allora, qual è il merito di questo film? Certo, essere diventato un cult, soprattutto tra i giovani, soprattutto in America. Certo, aver fatto conoscere un regista come Todd Phillips, che fino ad allora aveva diretto delle commediole di scarso successo, ad esempio Road Trip, ma secondo me il merito maggiore è quello di aver fatto conoscere tre grandissimi attori, tre interpreti appunto strepitosi come Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, che avrebbero avuto poi delle strade diverse, le loro carriere sarebbero state di maggior o minore successo, ma comunque appunto hanno raggiunto una certa notorietà soltanto grazie a Una notte da leoni. Allora, qual è la trama? C'è un matrimonio da fare. Nelle prime immagini vediamo appunto i preparativi di questo matrimonio sui titoli di testa. Ma cosa succede? Tutti sono preoccupati perché manca lo sposo, i suoi amici e lui non sono ancora tornati dall'addio al celibato, che appunto avrebbe avuto luogo a Las Vegas. E poi c'è una telefonata. Bradley Cooper dice: "Abbiamo fatto un casino. Cosa è successo? Forse lo scopriremo nel corso del film." C'è subito dopo un flashback di 2 giorni prima. Si torna indietro, appunto, e forse scopriremo fino a dove porterà questa telefonata. Allora, vengono presentati i tre protagonisti della vicenda assieme allo sposo, in realtà, che è interpretato da Justin Bartha, si chiama Doug, ma i veri protagonisti sono i suoi tre amici. Sono Alan, interpretato da Zach Galifianakis, con questa barba, questo portamento bizzarro, quasi effeminato. Viene presentato subito con le chiappe fuori, si capisce immediatamente che è un bambinone. E già si capisce da quando dice "non voglio recare disturbo", perché lui non vorrebbe nemmeno partecipare a questo addio al celibato, si sente fuori luogo, appunto, capisce, forse capisce che è un bambinone, quindi non si troverà così a suo agio tra persone più serie, e allora già si capisce che sarà lui l'incomodo, sarà lui la causa di tutti i guai che seguiranno. Alan è il fratello della sposa. E suo papà, interpretato da Jeffrey Tambor, il papà appunto anche della sposa, dice di lui: "non ha tutte le rotelle a posto, non è che sia appunto uno squilibrato, ma insomma ha dei segni un po' di stranezza." Poi c'è Phil, che è impersonato da Bradley Cooper, che è il classico fighetto che si atteggia a fighetto. Ma qual è il bello? Che in realtà è un fallito, perché fa l'insegnante delle medie e mentre sono in macchina dice agli altri tre: "Odio la mia vita, forse chissà, resto anche a Las Vegas", appunto. Poi c'è Ed Helms che interpreta Stu, che è il classico, per capirci, sfigato, perché è un dentista, ma lui ci tiene a ribadire che in realtà è un dottore. Questa gag ricorre poi nel film. È un dentista oppresso da una fidanzata castratrice, soffocante, fin dalle prime immagini in cui la vediamo, è veramente insopportabile. Che non si fa neanche baciare da lui e che lo tiene proprio sotto scacco. E questa passività di Stu anche verso gli amici, non solo verso la fidanzata, è davvero esilarante ed è appunto la chiave perché questo personaggio sia forse il più riuscito del film. Appunto, quasi subito si scopre che questa moglie cattiva si è fatta in realtà un barman durante una crociera, ma Stu è talmente fedele e remissivo che non ha il coraggio di ribellarsi per non mandare a monte appunto il loro matrimonio. Perché? Perché Stu vuole addirittura proporle di sposarlo, e vuole farlo proprio al matrimonio di Doug. Ma intanto cosa succede? Che mentre sono in viaggio continua a rifilare a sua moglie, la sua futura moglie, la sua fidanzata, continue balle su quello che stanno facendo in viaggio. E questo si capisce, da questo appunto si intuisce che il loro rapporto è sicuramente un rapporto malsano. E cosa gli dice Phil quando appunto Stu rende nota agli amici questa sua intenzione di fare la dichiarazione per sposarla? Phil gli dice: "È un bel errore del cazzo, caro mio, perché lei è una rinomata puttana, appunto, come fai a sposare una che ti ha tradito?"
in questo modo. Ma forse appunto gli serve qualcosa per aprire gli occhi. E cosa farà? Forse aprire gli occhi a Stu, forse proprio Las Vegas, che registicamente Todd Phillips, già dai titoli di testa del film, presenta come fosse una donna sexy, una prostituta appunto attraente, magnetica, e c'è una musica fatta da canzoni, da hit pop abbastanza tamarre, abbastanza orecchiabili, che rende questa Las Vegas ancora più eroticamente allucinogena, ancora più affascinante, in maniera appunto malata, in maniera maligna. Appunto nei titoli di testa vediamo palazzi lussuosi, statue, neon, vie desertiche, appunto la Las Vegas delle cartoline, ma Phillips la sa rendere veramente intrigante, perché la presenta come fosse un labirinto appunto in cui perdersi con piacere. E cosa succede però? Succede che, ed è questa la genialità del film, che noi non vediamo la notte da leoni dei tre protagonisti. C'è appunto un'inquadratura della veduta di Las Vegas e diventa subito giorno, e noi vediamo i tre protagonisti nella loro stanza d'albergo, che è disastrata, in bagno c'è una tigre, nell'armadio c'è un bebè, e nessuno di loro sa cos'è successo, e manca lo sposo Doug, appunto non si sa dove sia. E allora cosa devono fare? Devono appunto ricostruire a ritroso, ripercorrere questa notte da leoni per capire che cosa è successo, per ritrovare appunto lo sposo. Ed esattamente come i protagonisti, lo spettatore non vede la notte da leoni, non se la ricorda, ne vede solo le conseguenze. E c'è appunto tutta questa detection molto divertente, a volte esilarante, appunto gag e battute di continuo, alcune spassosissime, per cercare di rimettere assieme i cocci di quella notte. Certo, questo tipo di struttura non è una struttura originale, chissà quanti polizieschi l'hanno utilizzata prima di questo film, ma qual è la chiave originale? Utilizzarla per una commedia demenziale, per una specie di Tutto in una notte di John Landis o Fuori orario di Martin Scorsese, ma appunto in una chiave diversa. Qui non vediamo la notte, vediamo solo le sue conseguenze e dobbiamo ricostruirla. Ed è, è appunto fin dall'inizio, la regia tiene molto bene, da notare il modo in cui Phillips inquadra la stanza devastata con pochi movimenti di macchina, che però inquadrano molti dettagli e prendono insieme molti indizi appunto che forse aiuteranno a ricostruire il tutto. Ma la regia di Phillips è sempre molto elegante, nonostante appunto una volgarità che è comunque funzionale, perché appunto è funzionale a mostrare una Las Vegas del peccato, una Las Vegas in cui ti perderesti con piacere sessuale. Appunto è una regia elegante, perché come quando un personaggio, non vi dico chi, si taglia la mano con un coltello, non vi dico per quale motivo, Phillips in realtà non inquadra il dettaglio della mano. È come quando loro tre si trovano in ospedale e c'è un sedere di un vecchio appunto ricoverato che viene mostrato ai tre protagonisti, noi vediamo solo la reaction sulle facce di dei personaggi, non vediamo appunto il dettaglio del sedere. L'eleganza appunto della regia di Phillips e il colpo in più non solo della regia, ma dato anche dagli attori, come dicevo, tre interpreti strepitosi. Molti dicono che il più divertente è Galifianakis, secondo me invece è proprio Ed Helms, perché appunto Stu è il personaggio più riuscito, e c'è un'inquadratura simbolica che vede Stu seduto sul retro della macchina della polizia che i tre hanno rubato, non si ricordano come, e appunto c'è, è come se Stu appunto lo vediamo come imprigionato, perché c'è la rete, in realtà è la rete di il divisorio che suddivide la parte anteriore da quella posteriore della macchina, ma in realtà registicamente a noi sembra che Stu sia come imprigionato. E appunto questa inquadratura è intelligente perché mostra appunto la condizione del personaggio soffocato da questa vita, da questa fidanzata, da questo rapporto malsano, e forse appunto
questa Las Vegas gli farà aprire gli occhi. E poi c'è una sequenza bellissima in cui i tre vengono portati appunto alla centrale di polizia, si accorgono che la macchina è stata rubata, ma mentre appunto sono lì che aspettano di essere ricevuti, ci sono dei bambini in gita scolastica proprio alla centrale di polizia, e viene mostrato a questi bambini da parte dei poliziotti come usare il taser proprio sui tre protagonisti, e i poliziotti che si sganasciano dal ridere. Quindi c'è anche un dardo satirico verso un certo tipo di America, appunto delle armi, un'America di poliziotti imbelli che fanno tanto appunto i prepotenti e i cazzuti, ma poi si fanno fregare una macchina della polizia da tre coglioni. Allora, poi c'è anche Heather Graham che fa una spogliarellista, che ha un ruolo importante anche lei nella vicenda. C'è Ken Jeong che fa un boss cinese che viene beffato dai tre, divertentino diciamo, anche se non troppo. C'è un cameo di Mike Tyson, la tigre che hanno in bagno è la sua, e c'è un siparietto in realtà poco riuscito, una parte un po' banalotta, in cui Tyson mostra ai tre protagonisti il video che li inchioda e loro che poi lo commentano, e forse questa parte insomma non è del tutto riuscita. E anche il siparietto, lo sketch con la canzone che Stu canta alla tigre per aspettare appunto che si addormenti. Appunto sono delle schegge forse un po' impazzite di un intreccio che è per sua natura sbarellato e che appunto ha al suo interno questi momenti che proprio per questo sono perdonabili, appunto nell'insieme sono comunque accettabili proprio perché l'intreccio è assurdo, è un intreccio che va da una parte all'altra, che tira in ballo mille situazioni diverse, perché appunto è su questo che si basa la sua riuscita. Poi c'è forse la scheggia di follia più riuscita, una parodia di Rain Man al casinò. E poi tutto è chiuso da una simpaticissima trovata finale che non vi svelo per chi non ha visto il film, e che appunto si può rinvenire nei titoli di coda abbastanza riusciti, appunto grazie a questa ideuccia particolarmente carina. Che altro dirvi? Allora, appunto, un film abbastanza divertente, in alcuni momenti esilarante. Appunto la marcia in più è data dagli attori e dalla regia, anche se la sceneggiatura è ricca di gag e di trovate divertenti, con i suoi difetti, appunto una originalità forse non troppo elevata. Il film mi ha ricordato molto in certe cose da confrontare, appunto anche voi potete farlo, mi ha ricordato Tre uomini e una gamba con Aldo, Giovanni e Giacomo. In ogni caso, appunto, nonostante questi difetti, nonostante qualche momento un po' così, il mio voto è 7. Buona visione di Una notte da leoni e buon cinema a tutti.